un breve respiro diventa canzone. Un pensiero improvviso, felicità. Ogni momento che passiamo insieme mi fa stare bene. Tutta la vita che viviamo insieme mi fa stare bene. Ogni cosa che sei, tutto quello che fai, lo sai già che mi fa stare bene. Ogni momento che passiamo insieme mi fa stare bene. Dal 2018, ecco sì. Qui, te lo consegno. L'avete custodito bene. L'abbiamo custodito esatto, bene. Allora, esatto. Ti lascio per un momento con i fotografi, che magari da soli ah, vogliono okay, farci una foto. Già è vero. Col sorriso da premio. La rifai un'altra seta. No? Però scusa, dovevamo stringerci almeno la mano. Certo. Perfetto. Grazie mille. Grazie mille. Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero e mi sento libero. Buona continuazione. Grazie, grazie Mario Venuti. Baby Pyramid, secondo film in concorso, abbiamo qui la regista, viene dalla Danimarca, Cecil McNair, prego. C'è anche la nostra Bruna Cammarano che ci aiuta immancabilmente ogni sera. Of a woman, like not only the flattering sides, also the like the ugly feelings. Le uniche sole, Sofia Carson e Diane Warren per Applause. Un applauso! Ma non ultima, Eva Longoria, prego, un grande applauso. Yes. Well, first I will tell you I forgot all my Italian. Innanzitutto vi dico che l'italiano l'ho dimenticato tutto, ho imparato soltanto le battute del film. But I didn't choose this project. The project chose me. Non sono io che ho scelto il progetto che ha scelto me. And I'm a huge advocate for women in film. But the main reason I wanted to do it, I've always wanted to work with Lucia Puenza from Argentina. So I was a big fan of hers. E comunque quello che voglio dirvi è che appunto questo è un progetto delle donne sulle donne, è un qualcosa che mi ha attirato perché io ho sempre voluto lavorare con Lucia Puenzo dall'Argentina, una persona, una regista che ammiro tantissimo, ho sempre ammirato il suo lavoro. Yeah. As the first project is very inspiring. E devo dire che poi la presenza di queste persone. I enjoyed so much to make a short film in Italy with a wonderful crew of Italian people who we met here with Eva the moment we arrived. It was moving to work also with a young girl of 5 years old who had her first film
She's not here today, but we had a very young actress also. Firstly attracted to the cause that Chiara and Lucas and Andrea were trying to do with this. We do it together. I think we are behind centuries of telling women's stories. But when we say we do it together, we all need to do this together. And we're just a small part of it, and we want all of you to join this movement and do it together and catch up with, you know, how much we are lagging in telling female stories.